ricordiamo prima di cominciare questo video di lasciare un bel pollicione, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellozza per essere sempre aggiornati sui nostri prossimi caricamenti. Bella raga, io sono Flame. Capito? Lui è Flame! Quest'uomo è Flame! Cazzo! Io sono Nex, ma poco importa perché quest'oggi Franklin va in vacanza. Dico bene? Ma gli svitato in collo. Sì ragazzi, questo Franklin è un po', diciamo che c'è un po' di cervicale. Ormai l'età si fa sentire. Non ho più l'età di una volta. Damn, son. Quest'oggi andremo sull'isola della morte. Andiamo in ferie, andiamo in mezzo alle banane, in mezzo alle scimmie, in mezzo agli aborigeni. Insomma andiamo in zone tropicali, così sulla spiaggia. A dire la verità andiamo sull'isola della morte. Basta! Ti prego scimmie! Venite a portarmi cocktail, fate qualcosa. Ragazzi, se volete lasciate un bel like e commentate sotto con scritto le scimmie che portano i cocktail. Non sapremo molto di trovare, mi piace. Ragazzi, andremo sull'isola della morte. Dai, cosa c'è sull'isola della morte? Le scimmie che ci portano i cocktail. No! Banane. No, c'è un vulcano. C'è un vulcano che fa lagare tutto. Infatti prima faremo mini cazzeggio, dopo andremo sull'isola, perché è probabile che il nostro pellegrinaggio sull'isola voglia dire gioco con l'Alzheimer che va a scatti. Come prima cosa, sì, stiamo per andare in vacanza in mezzo alle scime, guarda. Ma no! Sono già provato, c'ho anche già le ciabatte, guarda, non vedo l'ora. Porca puttana schifosa, no! Dobbiamo andare sull'isola del vulcano, si crepa anche oggi. Signora, può darmi un passaggio fino a Los Santos, che avrei una commissione da fare, andare a comprare il pane. Adesso non so perché vanno così piano, perché c'è Avast. Cosa fa? Perché si apre? Per favore, potete andare un pochino più veloci, perché mi sembra... Non lo so... Sta guidando. Tu ti stai andando a fare surf, così quando andiamo all'isola delle scimmie riusciamo anche a surfare. Assolutamente no. Buongiorno buon uomo, salve anche lei. Ma perché va così piano? Cioè tutti quanti no vanno, quando spari sembra che porca vacca abbiano dei problemi intestinali che devono correre al bagno. No, oggi no. Ma sai perché? Perché secondo me te li tiri in testa. No, nel senso che si spaventano e vanno via stavolta. Hai visto la skill? Salve signore del che viene a sinistra. Mi scusi, però non aveva la precedenza, vieni avanti. Cioè, sti cazzi. Appunto. Per favore, può andare un po' più forte. Minchia, se va piano questo. Dai, questo lo prendiamo. Dai, che lo prendiamo. Dai, che lo prendiamo. L'ho preso. No, merda, c'ho una mira. Cosa fa questo? Guarda lì che cerca di fare i segni nella sabbia. C'è da dire comunque il nostro autista è un fenomeno. Rispetta tutti i limiti, nonostante tu stia facendo un massacro. Non che è assurdo. Sì, ma normalmente, appunto, quando spari, questi si cagano addosso. Cominciano a correre come dei matti. Salve polizia, vieni in vacanza con noi. O si è già pronti. No, andiamo in ferie. Se vai in vacanza. Non ci sento più, porca trota. Signor poliziotto, la smetta di inseguirmi. Cioè, che poi è lei. Cioè, ovviamente noi stiamo difendendo la tifa, ma ce l'ha con lei. Principalmente. Non ce l'ha con noi, noi non abbiamo fatto niente. Noi siamo su Angelo Custode. Sì, più o meno, sì. Può guidare decentemente, altrimenti volo fuori dal carrello, per favore. Ecco, non siamo mica a fare la spesa. Buongiorno. L'ho preso. Sto scattando foto, Cheese, esatto. Faccio cheese. È una foto. Minchia, però non sono mai durato così tanto sopra un furgo, cioè sopra un pick up. Di solito mi buttano giù subito, stavolta mi sto durando tutto un sacco. Guida bene. Guardali che scappano, devo andare in vacanza anche loro. Signora, fermo un attimo. Signora, che minchia ne so. Si fermi. Fermati un attimo, ok, si è fermato. No, no, sono caduto. Minchia, allora sono riuscito ad andare sopra, cavolo, non riesco sei a tornare. Sei un paiocco. No, che ci scappano. Ciao. No, questi li prendiamo per forza. Dove minchia sono andati? Per fortuna hanno fatto un incidente. Forse li ho agganciati, dai. Sì, sì, ok. Ma che culo. Voi. Ok, ci siamo. Si è distrutta mezzo pick up. Comunque okay, ci siamo, nel cassone, carrello, raga. Capite quando uno registra in queste condizioni non pensa a quello che dice. Buongiorno signor poliziotto. Però fateci caso, ha fatto l'incidente, ha distrutto il pick up unicamente quando siamo scesi noi. Diversamente andava da Dio. Mi scusi, se non vuole morire, innanzitutto guidi bene. Vedete, se andate a sbattere contro i pali, qua si crepa, è normale. Seconda cosa, ci assecondi, faccia sì che noi non cadiamo dal pulmino, insomma dal coso. Non so dove ho visto un pulmino, ma ci sta. Basta questo traffico. Cioè allora di punta c'è un traffico della Madonna. Cioè, io questo non l'ho capito. Può andare più forte. Abbiamo gli spiriti. Le sparano alla macchina. Si rovina la sua macchina, non la mia. Cioè, noi stiamo proteggendo la sua macchina. E prima siamo solo nella scorta. Quindi si mostri un po' più, come diciamo, agevole. E ci conduca al luogo della vacanza. Cioè, ti giuro che non mi divertivo così tanto sopra una macchina da non so quanto tempo. Per favore, si sposti lei. No, ma guida anche bene, cavolo. L'ho detto, questa signora è un fenomeno. Minchia, c'era un pro. Cioè, un guidatore pro in tutto il gioco. L'abbiamo trovato. Esatto. Minchia, il culo. No, no. Ma guarda che roba. Cos'è Michael Schumacher questa tipa? Non lo so, la reincarnazione. Ma che c'è anche la SWAT, non so che minchia sono questi. Buongiorno signore, salve. Anche lei in ferie, vedi tutta sì, la gente sopra. Sì. Ok, ormai dovremmo essere arrivati a Los Santos, perché no, ci manca ancora un po', però minchia. Siamo sulla strada giusta. Cioè, ho preso una persona a caso per arrivare a Los Santos, minchia stessa sta andando a Los Santos. Ragazzi, Guinness World Record, giro, mentre si spara su una sola macchina, si fa via. Caduto giro di Los Santos. Si sono caduto solo una volta. Sì, vabbè, lascia stare. Perché ha rallentato? Vada più forte, adesso le tiro via sto qua davanti, così riesce a fare.
cioè guarda la provata, danneggiare quello davanti per fermare la sua. Cioè dimmi te dove lo trovi un altro con queste skill, che poi dico skill sono tutte cose fatte a caso. Sì, ma io mi spero complicato che non ci ammazzino la signora alla guida. Per voi si può spostare anche lei, grazie mille. No, io spero di no. Ma quello di fianco è morto. No, il marito è morto. No, è la, fa la siesta, mi ha dato un panino, gli ho avuto un po' la digestione, sta dormendo. Missione compiuta, siamo riusciti ad arrivare a Los Santos. Scusa. Quindi bene. Perché ha fatto così? No, è morta. No, è viva. Ma cos'è? Signora, lei è un fenomeno. Signora, il marito è morto. Ah, non va più il mezzo, si è rotto il veicolo. Mica ha fatto prima rompersi, no, il veicolo. Cioè, questa signora d'acciaio è allucinante, raga. Non ho mai visto una roba del genere. Signora, la proteggo io, stia tranquilla. Bella sbiraglia lei in giro con l'elicottero, si sono fastidiosi. Madonna santa, quanto rompono le palle. Dovete tirargli qualche molotov. Per favore, basta, io sono venuto in pace. Sto facendo la gita con la signora. Se ce l'avete con lei, sparate a lei, non a me. Vai ancora con le molotov. Sono un po' pericoloso, dovrei stare dentro. Signora, la proteggo io, stia tranquilla. Finché non prende fuoco il pick up. Ma sta... No! No! Signora! Però anche lei scende giù quando prende tutto fuoco, mi scusi. Andiamo al vulcano. Ok raga, ho dovuto avviare il gioco che c'era stato qualche problema con lo sparo ai poliziotti. Adesso sicuramente ve lo taglio, è successo un casino assurdo, sì. Comunque, con il Vestrag andremo verso il vulcano. Andiamo in ferie finalmente. Non è in ferie. Ma voglio un bel cocktail portatomi dalle scimmie. Ancora questo cocktail delle scimmie. Sì, lo esigo. Comunque dobbiamo raggiungere, appunto, vedi questo castello nella mappa. Dobbiamo raggiungere quella sorta di coso lì, appunto, in quel punto preciso. C'è l'isola della Muerte. Meno male. Meno male cosa? Non è una bella isola, non vai, non si va in ferie, si finisce come nei meteoriti. Ok, vedo del fumo, vedo del fumo. O è Wiz Khalifa o è l'isola della morte. No, secondo te cos'è? Sono le scimmie che mi preparano il bong. C'erano due tipi di effetti, li ho messi tutti e due assieme. Quindi lag un macello proprio. Ma il bastone, il minestrone, tutto quanto assieme. Deve caricare, perché non si carica? Ma poi si sta caricando. Si sta caricando, attenzione. Vedo le banane, le scimmie. Manca solo gli sdraio. Mi duole dirti che non ci sono scimmie su quest'isola. Torniamo indietro. Ho detto di devo andare a adottare una scimmia e insegnare a portargli un cocktail. Perché ormai mi sono già infognato in quello, devo farlo assolutamente. No, sai cosa faremo invece? Ci paracaduteremo dentro al vulcano. Ma sono le scimmie dentro al vulcano? Non ci sono scimmie. Ma cosa andiamo a fare allora? Guarda che figo. No. Tutto bene Franklin? Secondo me è stato anche meglio, mi viene sto dubbio. Esploriamo l'isola e vediamo un attimo cosa c'è qua in mezzo. Ma hai rovinato l'esistenza, lo sai, sei una persona orribile. Ma non l'ho inventato io. Neanche un macaco che ci salta addosso. Ma niente. Non l'ho inventato io sta mappa, non ci sono le scimmie, non è colpa mia. Non so se tu li senti, ma sento dei rumori molestissimi, delle voci di persone che non vorrei. Sono scimmie? No, sono gli indigeni. E sono anche poco simpatici, secondo me c'è anche la rotaia. Raga, c'hanno la rabbia questi, eh. Perché la polizia? Sono indigeni, mi hanno attaccato loro, che palle. Ho visto che ce n'era uno. No. Eccolo là in fondo. Ma vaffancoppolo. Che video family friendly. Urla caramelle. Biscotti. Bravo. Andiamo a esplorare la bocca del vulcano. In teoria i indigeni dovrebbero averli sterminati tutti. Guarda quanto diavolo lagga. Questa è la bocca del vulcano. Mi è sembrato di sentire un urlo di un uomo. Ma c'è ancora della gente su quest'isola. Amiche, pensavo di averli sterminati tutti. Ok, trovati. Vaffan carciofo. Vaffan sottaceto. Porca melanzana, Potrebbero essere nuove parolacce family friendly. No, una roba del genere. Signor, qui c'è qualcun altro qua dietro. Sì, buongiorno. Non permetto di essere insultato da uno in mutande. Esatto, prendiamo le monete, va là. C'è altra gente qua sotto, sento delle urla e poi sento sparare. C'è vita qua sotto, se può se ne bucacchi drento. Ok, qua dovrebbe esserci in teoria la bocca del vulcano. Vedo partire delle esplosioni a random. Ok, siamo dentro al vulcano. Chissà se, insomma, se crediamo a star qua. Minchia quanto lagga, quanto diavolo lagga, raga. Stavo pensando una cosa, ma se tolgo l'immortalità qua in mezzo ci arrostiamo. Non so, facciamo la fine della pacchio che cuoce, no? Che non provare. Va bene, proviamo a togliere l'immortalità e vediamo un attimo cosa succede. Cosa che cazzo che è qua sotto? Niente da fare ragazzi, Frank è diventato il potente signore del vulcano. Non una fiamma, lo danneggia. È diventato il signore del vulcano, sì, Non vanno neanche i gabbiani. Niente ragazzi, io direi che possiamo terminare che questo video. L'isola dei vulcani sono abbastanza strane. Più di gente, sì, che urla, che spara e ci sono soldi. Non c'è date perché non ci sono le scimmie. Quindi tanto voglio, non serve a niente andare in questo posto. Anche perché ti inventano cose e poi alla fine non ci sono. Nessuno mai detto che c'erano scimmie, l'hai detto tu e basta. Non è mai stato detto una roba. Io ho detto che si crepava qua in mezzo, anzi siamo stati fortunati a non creparci. Ragazzi, noi comunque terminiamo anche in questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. E se così fosse, mi
iscrivetevi a lasciare un bel pollicione, commentino, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vi ricordiamo che trovate tutti quanti i social qua sotto in descrizione tra i commenti, come al solito. E che dire, quando next dai cosi, dai, come si chiamano, dai fuoco, dai a me, i genitori, i cinesi, da Frederick, ormai il potente signore del fuoco che non prende fuoco. Memoria anche della signora del pick up, comunque sta tanta roba, la signora è stata qualcosa di pazzesco. E lo credo bene. Mi chiamo Tejota, e vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce.